Ciao divaniste, eccomi qua sempre nella mia postazione in cucina, facciamo le chiacchiere in cucina e stavolta facciamo un video leggerissimo, un video unboxing perché è arrivata già da una settimana la My Beauty Box e io l'ho già sbirciata, però andiamo a vedere bene cosa c'è dentro. Ma avevo fatto vedere così poco la brochure che c'era dentro ed è Full Moon Party, fatto benissimo, anche perché la settimana scorsa c'è stata l'eclissi di luna, tutti quanti a guardare la luna, quindi proprio appropriatissimo il titolo. My Beauty Box questa volta è arrivata nella scatola, sempre con la sua velina, ecco qua. C'è sempre il ventilatore acceso perché fa un caldo atroce e andiamo a vedere nella beauty di luglio che cosa hanno messo. Allora, io vi dicevo che sono già andata un po' a sbirciare. La prima cosa che voglio vedere subito, perché ho visto che c'è un pezzo di Nabla ed è un cream shadow che mi avevano già mandato un'altra volta ed era un ombretto cremoso che mi piace tantissimo, era l'Hyper Space, l'altra volta mi avevano mandato, mi sembra, Hyper Space, esatto, e stavolta c'è la possibilità di ricevere Dandy, Supreme o Hyper Space, cioè mi avessero rimandato lo stesso, che palle, e invece Dandy. E quindi voglio andare a vedere che colore è questo Dandy. L'altro è veramente molto cremoso, molto molto luminoso. Hyper Space era sul tono del grigio perla, ma non chiaro, un bel grigio. Questo vediamo che cos'è. È nel suo pottino. Ah, questo direi che è un bronzo. Vediamo un po', facciamo subito lo swatch. Sì, vediamo un po'. Sì. È un bronzo, non so se riesco a farvelo vedere da qua, l'ho messo qua vicino al mio eritema solare che ho sulla mano, eccolo qua. È meno luminoso dell'altro, mi sembra, almeno la prima passata. No, sto dicendo una stronzata, scusate, no, guarda che bello, bellissimo. Questo con la bronzatura insieme all'altro, secondo me, sono belli, bronzo e grigio, secondo me stanno anche bene. Cosa dice qua? Cream Shadow di Nabla, ombretto in crema waterproof per realizzare in pochi minuti un make up che dura tutta la giornata, dal colore pieno ma modulabile. Si sfuma facilmente in un finish puro e vibrante che non si deposita tra le pieghe durante la giornata. La formula dura, né troppo morbida, né troppo dura né troppo morbida, permette di prelevare la giusta quantità per un'applicazione facile. In effetti non è molto morbido, a differenza di altri cream shadow che un po' quando metti il dito puccia dentro, questo devi proprio scorrere sopra, insomma. Dunque, la sua consistenza consente di applicare il prodotto anche in modo definito e la formula Fast Dry lo rende ideale come eyeliner. Questo eyeliner non ha la colorazione giusta, però è un bellissimo colore da mettere sulla palpebra mobile, secondo me. O anche modularlo insieme all'altro. Devo fare una prova. Vedremo. È rimasto qua sul dito. Poi, molto bene. Di Shaka, vediamo un'altra cosa che mi è arrivata. Di Shaka è una maschera. Eccola qua. Apriamo, face mask, oh. Eccola qua, guarda qua, dunque, brightening face mask, ah, questo è per brillare, vediamo un po', maschera in formato mini, perfetta per non dimenticarsi mai le beauty abitudini, anche in vacanza, quindi questo deve finire subito nel beauty delle vacanze.
disponibile in 6 diverse tipologie, ognuna con diverse proprietà: idratante, la nuvoletta purificante, il diamante nutriente, il cuore anti-age, la corona illuminante, la stella energizzante e la mela. No, illuminante, la stella. Ah, ecco, infatti c'è la figura della stella. E illuminante, brightening, molto bene. Allora, consigli d'uso. Devo leggerlo perché mi piace sempre. Relax, musica soffusa, possibilmente distese, per godervi per qualche momento, tutto per voi. Applicare il prodotto sul viso evitando il contorno occhi, il tempo di posa è di 10-15 minuti, risciacquare con acqua tiepida. Molto bene, questo, curiosissima e molto contenta di averlo ricevuto. Poi andiamoci a una cosa di Catrice. Catrice non ho mai ricevuto niente, mi sembra, nel My Beauty Box, o forse no. Comunque, uno smalto di Catrice non ce l'ho, non l'ho mai provato, e me l'hanno mandato in una colorazione wow! Cioè, è una colorazione viola. Non so se dalla telecamera si vede blu, però è viola, viola melanzana. Mamma mia. Beh, questo secondo me è un bellissimo colore. Con la bronzatura non ci starà tanto, credo, perché avendo già le mani scure non esalterà tanto. Lo voglio provare, magari far provare qua le mie ragazze, che loro sono più chiare di me. Secondo me su di loro esalta di più. È un bellissimo color melanzana. Molto, molto bello. Cosa dice? Dura fino a 7 giorni perché è la formula in gel, senza l'utilizzo del top coat. Interessante. Questo è il colore dell'anno 2018, tra l'altro. Adesso voglio fare una passata qua sul bianco. Ah, questo è così. C'è l'altro tappo sotto. È mini. È proprio viola. È proprio viola. Guarda che bel colore. Ho messo qua. Bellissimo. È proprio bello. Quindi questo dura fino a 7 giorni, un effetto gel brillante, massima durata, arricchito con olio di acai, noto per le sue proprietà ad azione nutriente, idratante e rigenerante. Una limited edition nel colore dell'anno, ultraviolet. Questa è la travel size da 5 ml. E basta. Per una manicure perfetta, applicare due strati di smalto. Ma certamente, ma cosa ci dici? Cose che già sappiamo. Cioè, guarda come mi balla, ma magnifico, perfetto. Poi, cosa mi è arrivato? Di Equilibra. Di Equilibra mi è arrivato l'Aloe Cryo Gel Cellulite. Eccolo qua. Con il 20% di aloe vera, effetto ghiaccio, con caffeina, carnitina, centella e mirtillo. Clinicamente testato contro gli inestetismi della cellulite. Migliora visibilmente l'aspetto della pelle a buccia d'arancia. Dice che i risultati: dopo 15 giorni la pelle appare più idratata ed elastica. Dopo 45 giorni migliora visibilmente l'aspetto della buccia d'arancia e degli inestetismi cutanei correlati alla cellulite. Senza parabeni, senza petrolati, e delicatamente profumata senza allergeni. Applicare mattina e sera su gambe, glutei, pance e braccia. Vedi, l'ho appena detto, chissà se qua funziona. Fino a completo assorbimento. Molto bene. Questo, anche i prodotti dell'Equilibrio mi piacciono sempre molto. Bene. Poi, come struccaggio, mi è arrivato un pacco di salviettine struccanti di questa marca che io non conosco. Ed è questo il bello della Beauty Box, perché ti fa conoscere delle cose che non conosci. Non so se è questo che profuma. C'è? Sarà questo, perché aprendo la box è arrivato un buon profumo. Sarà queste, saranno queste. Olivella, salviette detergenti e struccanti delicate per viso e corpo. Grazie all'alta percentuale di olio extravergine di oliva, no, vergine, senza extra, rimuovono il trucco persistente, viso, occhi e labbra, lasciando la pelle detersa e idratata, ricca in glicerina, estratto glicerico di camomilla,
proveniente da coltivazioni biologiche. Biologiche, sì. Bisabolol, bisabolol, è una deficiente, bisabolol e vitamina E. Dermatologicamente e oftalmologicamente testate, 30 salviette. Queste, anche queste, finiranno nel beauty delle vacanze, perché non mi porto dietro tutte le varie cose, struccanti, acqua micellare, tonico, bla bla bla, salviette e voilà, e si va. Poi, questo che cos'è? Della Clinique. Della Clinique, eccolo qua. Moisturize Surge 72 ore, un gel crema leggero e rinfrescante per il viso, che stimola la naturale riserva di idratazione della pelle, lasciando la pelle fino a 2 volte più idratata. La nuova tecnologia Auto Replenishing agisce non stop per 72 ore, lasciando la pelle morbida e levigata anche dopo aver lavato il viso. Qui ci sono 7 ml, 72 ore di idratazione. Wow! Applicare sotto o sopra il make-up, oppure come maschera idratante, lasciandola in posa per 5 minuti. Per una carica di idratazione, applicare sopra la crema idratante con i polpastrelli. Può anche essere usata su cuticole, gomiti e punte dei capelli. Sì, allora, visto che c'è così, la proviamo subito sui gomiti, che sono una di quelle cose più secche che ho. Allora, qui c'ho l'ombretto, no. Non ha granché profumo, eh. È molto fluida, no, fluida. Saponosa, non so come dire, quella sensazione di saponoso quando l'ho passate. Vediamo, già che sono qua, faccio già una cosa buona. Idratiamo i gomiti. Voilà. Poi, cosa c'è? Ci sono dei chewing gum. Chewing gum, vediamo un po'. Ci sono sempre queste cose per l'alito, caramelle, chewing gum. Queste sono della Vigorsol. Vigorsol Beats 28 Sugar Free Gum. Bene, queste anche nella borsetta ci stanno benissimo. Poi cos'è questo? Vediamo un po'. Mediterranea della Fitofilos, olio in pacco delicato con oliva e vinaccioli, o vinaccioli come si può dire. Dunque, vediamo un po'. Questa è, poteva arrivare, armonia orientale, armonia d'Africa, armonia mediterranea. A me cosa mi è arrivata? Mediterranea. Impacco per capelli dal tocco morbido e delicato, composto da oli esclusivamente vegetali, quali olio extravergine, stavolta c'è scritto extravergine, vinaccioli, mandorle dolci, girasole, albicocca e ricino. Adatto a tutti i tipi di capello. Regala. Una capigliatura luminosa, setosa e delicatamente idratata. Allora, si può fare un prelavaggio, un impacco prelavaggio, vaporizzare sui capelli asciutti o appena umidi, massaggiare e distribuire il prodotto uniformemente. Trascorsi 15 minuti, che è il tempo di posa, procedere con la detersione. Possono essere applicati anche su viso e corpo. Vabbè, proviamo, anche questo non lo conoscevo. Poi cosa mi è arrivato? Di Bottega Verde mi è arrivato un bagno doccia alla menta, questo perfetto per l'estate. Allora, Bottega Verde, dove lo trovo? Eccolo qua, bagno doccia con estratto di menta piperita, ideale per mixare una sensazione di energia e benessere sotto la doccia e per un bagno dalla freschezza rigenerante. Sprigiona frizzanti e fluvi di menta. La speciale formula, arricchita con estratto di menta piperita, delizia la pelle con una soffice schiuma. Sì, sa proprio di ghiacciolo alla menta. Sì, buono, questo da provare subito. Poi cosa c'è qui? Ah, c'è uno shampoo, un campioncino Equilibra. Shampoo all'aloe idratante, delicato per tutti i tipi di capelli.
Poi varie brochure. Questo celebra la tua estate con i tuoi ricordi più belli. Ah, una cosa per stampare le foto, c'è un codice sconto. E qua c'è la brochure invece della Clinique. Bene, c'è anche più un codice sconto. E voilà. Beh, comunque i gomiti sono ben idratati, eh? Non sono neanche appiccicosi. Bene. Ecco qui allora la mia beauty di luglio. Adesso i riccioli che ci sono qui dentro li vado a buttare, la scatola la metto via e i prodotti li vado a inserire nelle varie buste di prodotti per il corpo, prodotti per il viso che sto facendo in bagno. Molto bene. Allora, grazie per essere stati con me, per aver aperto insieme a me questa scatola, molto estiva devo dire, e va bene così. Ci vediamo prossimamente, sempre qua a fare chiacchiere, a volte più leggere, a volte più pesanti, a volte più divertenti. Sapete che io sono così, cambio di giorno in giorno. Vi aspetto, un bacione, ciao, e iscrivetevi se non siete ancora iscritti al mio canale. Ciao!